mondo orientale che sa mentire, non solo allora. Quando un orientale, un medio orientale parla, tenete sulle orecchie, perché state pur certi che vi sta bidonando, politicamente, religiosamente, economicamente. Chiaro il concetto? Non è cattiveria, è cultura loro. Non lo si vuol capire. Per cui noi occidentali stupidi, quando trattiamo problemi del Medio Oriente, prendiamo le parole di Arafat e le parole di Sharon come fossero dette da due occidentali. Oh, se abbiamo giornalisti gnocchi, non è colpa nostra, ma è colpa dei giornalisti, che non capiscono queste cose. E le prendono come oro colato. Quando Sharon parla, mente. E quando Arafat parla, mente, perché è tipico del mondo orientale mentire. Vi è chiaro questo? Per cui bisogna essere artisti nel saper sfilare le affermazioni vere, perché dicono anche il vero, e lasciar cadere le affermazioni non vere. Io non lo so. So che da sempre è così. Se voi incominciate già dai miti assiro-babilonesi da una parte, dai miti ugaritico-ebraici dall'altra, è sempre così. Giacobbe non ha mentito perfino a suo padre per avere la primogenitura. E le due figlie di Lot non hanno imbrogliato il padre per avere i bambini. Rebecca non ha piazzato una bugia gigante per poter salvare i suoi terafim. Ecco, io non so spiegare il perché, ma è da sempre che sono bugiardi, loro stessi lo riconoscono, quindi hanno il senso del vero, non è che non ce l'abbiano, solo che sono fatti così, purtroppo. Ok, allora diciamo che una bugia è funzionale, ma bugia è, bugia resta. Infatti lo dico e basta. E lo dico esemplificando nel passato. Sì, signor. Prova ne sia che quando noi leggiamo, grazie, prova ne sia che quando noi applichiamo il metodo storico-critico ai testi, non è mistero per nessuno, la prima cosa è identificare il testo esatto tra le mille varianti che troviamo. Critica testuale, poi c'è l'analisi filologica, poi il terzo passaggio è l'analisi dell'autenticità, chi, dove, quando, come, perché, a chi è stato scritto questo testo, poi il quarto c'è la critica storica, proprio per vedere che tipo di serietà c'è in ogni brano, in ogni testo, per dire dove c'è, fin dove c'è la fantasia, fin dove c'è il riscontro archeologico, storico. E poi, se scopriamo che non è storico, ci chiediamo il perché non lo è. In altre parole, perché dicono le bugie? Perché c'è sempre un motivo. La mamma è fregaiola, come tutte le mamme, con tutto il rispetto per le mamme qui presenti. Quando il bambino viene a casa con una pagella brutta, mica glielo dice al marito. Prima la prepara. Sì, ma Isacco era cecuziente. Era sordo, cieco ed era moribondo, tra l'altro è scritto. Senz'altro le donne nell'Antico Testamento sotto questo profilo non fanno bella figura. Giaele pianta il piolo di legno sulla testa di Sisera, che era stato sconfitto da Barak, attraendolo nella tenda con un inganno. Giuditta fa la stessa cosa con Oloferne, Rebecca frega il marito Isacco ponendogli il secondogenito come primogenito, non parliamo poi di Bezzabea che fa salire al trono Salomone mandando per aria il designato da Davide che era Salonne, e Bezzabea fa in modo che Salonne diventi un ribelle e poi guarda caso i cappelli sì
prendono su un ramo e invece no, lo hanno ammazzato apposta. Hanno preso i capelli, lo hanno legato su un ramo e lo hanno frecciato come Cristo comanda. E poi hanno detto è stata una disgrazia. E l'altro ci ha creduto, figuriamoci, Bezzabea che aveva organizzato il tutto. Velo. E Perbacco se non ha pagato, ma il problema non è dire le bugie e poi pagare, il problema è come si fa a non dire bugie. No, cosa sono? Io direi così. Impariamo a chiamare le cose con il loro nome. Sulle responsabilità morali si arrangia il Padre Eterno. Bambino piccolo dice le bugie? Sì. Che responsabilità morale ha? Nessuno lo sa. Punto. Ma le bugie si chiamano bugie.